Le polmoniti nosocomiali da ventilatore sono un problema impattante a livello ospedaliero. Sono alquanto gravi e si cercano sempre nuove soluzioni. Durante l'ECMID 2019 sono stati presentati dei risultati importanti relativi alla combinazione di cefalozane e tazobactam. Abbiamo chiesto meglio l'importanza di questi dati, appunto i risultati dello studio ASPECT-NP, al professor Viale. Professor Viale, potrebbe commentare questi risultati? Sì, i risultati sono estremamente interessanti. Per capirne bene il significato bisogna andare indietro di un anno, quando, esattamente un anno fa, in questa stessa sede, sempre all'ECMID, fu presentato uno studio, che era lo studio Merino, che dimostrava che i carbapenemici erano superiori a un beta-lattamico più inibitore delle beta-lattamasi nel trattamento delle batterie miele da enterobatteriaceae. Questo ha creato ovviamente un po' di ansia nelle persone che si occupano di antimicrobial stewardship perché in qualche modo rappresentava questo studio sicuramente un incentivo a una overprescription di carbapenemici, cosa che dobbiamo cercare di contenere. Quindi aspettavamo tutti questo studio dove un beta-lattamico più inibitore delle beta-lattamasi si confronta esattamente con un carbapenemico nel setting più difficile che è quello delle polmoniti nel paziente ventilato, perché voglio dire, era molto importante capirne, quantomeno verificarne la non inferiorità, perché significherebbe, come dire, smarcare nuovamente un beta-lattamico più inibitore delle beta-lattamasi per la gestione dell'infezione dei germi muti della grossista. Bene, i risultati sono stati in termini di globalmente i due farmaci hanno dimostrato un'efficacia sovrapponibile, quindi la non inferiorità è stata ampiamente raggiunta, ma in un subset di pazienti, ovvero sia i pazienti con polmonite nosocomiale ventilati e non con polmonite associata a ventilazione invasiva, che è una cosa un po' diversa, in questo subset di pazienti è stato migliore la performance di cefalozane e tazobactam. Ma il dato più interessante è la risposta microbiologica, cioè nei casi con una diagnosi microbiologica in cui si sono potuti confrontare quindi l'efficacia non solo clinica ma anche microbiologica, c'è stata una netta superiorità di cefalozane e tazobactam sullo pseudomonas aeruginosa e c'è stato esattamente un risultato di pareggio, 67% di risposta microbiologica in entrambi i bracci per quanto riguarda l'enterobatteriaceae, le SBL, esattamente come dire, in contrasto con il dato del Merino che invece su una popolazione di batteriemie ed SBL aveva dimostrato una superiorità del carbapenemico. Questo vuol dire che la sconfitta, tra virgolette, del beta-lattamico, più inibitore delle beta-lattamasi del Merino non è una sconfitta di classe, è una sconfitta di piperacillina tazobactam che era il farmaco impiegato in quello sistema. Ci dice che sostanzialmente i nuovi beta-lattamici più inibitori delle beta-lattamasi non solo aprono la partita su gestire meglio germi molto resistenti come i gram-negativi non fermentanti, ma anche sull'enterobatteriaceae e prodotti di SBL sono un'opzione qualificata. Quindi diciamo che nella partita beta-lattamico o carbapenemico, beta-lattamico più beta-lattamasi o carbapenemico, questa partita oggi non è più una partita a due, ma è una partita a tre, nel senso che la parola nel termine beta-lattamico bisognerà fare dei distinguo tra i nuovi beta-lattamici più inibitori delle beta-lattamasi ed i vecchi. Quindi insomma, un risultato molto qualificante. Sa, quando noi abbiamo, lei consideri che la polmonite in ventilazione assistita è la malattia più difficile da curare che ci sia, o comunque una delle più difficili, dove noi siamo sempre chiamati ad una terapia empirica, perché sono malati sempre molto gravi, avere un farmaco con uno spettro di azione di questo tipo che ti dà tante possibilità, molta sicurezza di azzeccare la terapia empirica. Insomma, è un vantaggio non da poco.
Infatti, professore, tra l'altro la multidrug resistance agli antibiotici è un fenomeno in aumento e che la scienza sta cercando di contrastare con ogni mezzo, ad esempio con il supporto di strumenti tecnologici e programmi per aiutare i clinici a mantenere la stewardship antimicrobica. Qual è la sua esperienza in merito? Guarda, la mia esperienza è questa. Noi tendenzialmente, voglio dire, andiamo verso un risorgimento della terapia antibiotica, nel senso che un rinascimento della terapia antibiotica, nel senso che nei prossimi 5-6 anni avremo molte nuove molecole. Che saranno sicuramente di aiuto, ma saranno anche un fattore di complicazione. Quindi bisognerà innanzitutto condividere a livello di esperti, a livello di società scientifiche, le regole di ingaggio e il corretto place in therapy di tutte queste nuove opzioni che avremo. In più dobbiamo usare in modo molto oculato e con attenzione nel contesto di situazioni riproducibili la tecnologia della diagnosi microbiologica, cioè la fast track microbiology è una cosa eccezionale, perché noi andiamo sempre più verso informazioni microbiologiche che ci arrivano in giornata. Questo significa che noi potremo permetterci di utilizzare queste nuove molecole con una certa serenità e senza fare gli spilorci, se saremo poi capaci di aggiustare il tiro rapidamente grazie alla fast track microbiologica. Cioè, se io il problema dell'antimicrobial stewardship, cioè di non buttare gli antibiotici dalla finestra, non è come, non si gioca su come iniziare la terapia nel malato critico, si gioca su come continuare, su accorciare i tempi di trattamento, su abbiamo un malato gravissimo, bene, gli dobbiamo mettere 4 farmaci per metterlo in sicurezza e mettiamoglieli, ma lo possiamo fare perché sappiamo che abbiamo la possibilità in 24-48 ore di arrivare a un farmaco solo. E questo significa che, poiché la resistenza è figlia del tempo di esposizione, noi possiamo partire in modo aggressivo se siamo poi capaci, abbiamo il coraggio, cioè se crediamo nella fast track microbiology, abbiamo il coraggio di ridurre lo spettro. Allora, la fast track, i nuovi farmaci costano molto, perché ceftolozane e tazobactam è un farmaco che in questo studio è stato somministrato al doppio della dose registrata per le altre indicazioni, quindi ci metti questo, ci metti una real time multistep PCR eccetera, alla fine il costo di partenza è elevatissimo nella gestione di questo paziente. Ma innanzitutto bisogna fare una considerazione: se l'hai attaccato un ventilatore è un paziente su cui hai fatto un investimento e quindi, voglio dire, a questo punto non ti puoi tirare indietro. Ma comunque tutto quello che noi investiamo all'inizio della terapia può diventare cost effective se siamo capaci di semplificare dopo. E questa è una partita difficile, perché scrivere un antibiotico è facile, sospendere un antibiotico è un pochettino più difficile.